Oggi faremo l'ultimo tutorial per quanto riguarda i motorini delle tapparelle e vedremo come si collega un tasto, sali e scendi, al cavo della corrente elettrica. Ora vedremo come collegare il tasto sali e scendi al motore. Questo è il filo dell'alimentazione e questo è il filo del motore. Come prima cosa bisogna effettuare un cavallotto con i due cavi blu, quello del motore e quello dell'alimentazione, che sarebbero i neutri. Poi fare la stessa cosa col cavo della terra. Ok, ora siamo pronti per collegare il tasto. Come prima cosa bisogna collegare le due estremità centrali da un ponte. Seconda cosa, bisogna prendere il cavo marrone della corrente, praticamente, quello che arriva dalla presa, e inserirlo in centro, così diamo la corrente al tasto. Poi bisogna prendere i due cavi del motore, quello marrone e quello nero, e inserirli uno da una parte. E quell'altro all'altra estremità. Ok, ora abbiamo finito.